la ricetta del sindaco di Firenze, flessibilità. Prendiamo 4 miliardi di euro dalle pensioni e si potrebbe discutere anche sul contenuto di questa proposta e sulla sua profonda ingiustizia dal punto di vista sociale rispetto a fasce sociali che hanno già pagato il peso drammatico di questa crisi. E poi ancora, insistere sui tagli alla spesa, non solo la razionalizzazione della spesa pubblica, ma la necessità di tagliare sulla spesa, l'abolizione dell'articolo 18, riduciamo la disciplina del lavoro a soltanto 50-60 nomi. Gli stessi consiglieri economici che sostengono il sindaco di Firenze dicono che è una cosa irrazionale, che non ha senso, ma al di là del merito c'è una sostanziale continuità con l'impianto moderato che ha segnato questo ventennio. Io voglio un partito democratico che riscopra l'orgoglio, la passione, i principi di una sinistra. Io lo dico con chiarezza a questo punto, domenica si decide anche su questo. Si decide se il PD deve essere, non mi importa nulla dell'accordo di cui parla Repubblica stamattina tra il sindaco di Firenze e il Presidente del Consiglio, non so se c'è stato, non so se si sono parlati più o meno lungamente al telefono, affari loro. Io dico che il problema è, scegliamo. Noi vogliamo una grande forza spostata sul fianco moderato, con una cultura moderata, che sostanzialmente è di continuità con l'esperienza di questi vent'anni, o vogliamo una grande forza della sinistra popolare radicata nel paese, capace anche di introdurre una rottura sul terreno delle politiche economiche e sociali? Ecco, lunedì il governo, secondo me, dal mio punto di vista, posso sbagliare, dico la mia opinione, sarà più forte se ci sarà un partito democratico più chiaramente identificato con questo impianto politico, una grande forza della sinistra che guidi la rinascita di un centro-sinistra come alternativa di governo credibile per questo paese. E se saremo questo, saremo anche più forti nel sostegno leale e incalzante alle scelte di questo governo. Perché io lo dico, lo rivendico, io in questi mesi sono stato sempre profondamente leale nei confronti del Presidente del Consiglio Letta, anche nei momenti di difficoltà. Ho difeso l'azione di questo governo per il senso di responsabilità che noi ci eravamo assunti. L'ho difeso in ogni passaggio, incalzandolo sulle scelte che doveva compiere. Ma adesso serve la chiarezza. E questa chiarezza non è soltanto quella di Palazzo Chigi, è anche la chiarezza del Partito Democratico. Io non voglio continuare a vivere nel ventennio che abbiamo alle spalle. Io voglio portare il Partito Democratico a vivere con entrambi i piedi, la testa e la coscienza, nel ventennio che abbiamo davanti.